Kraken Mitica! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video spacchettamento. Come potete vedere, anche oggi molto generose queste aziende, anche se non mi aspettavo oggi i pacchetti, non mi aspettavo proprio niente, perché io non ho fatto nessun ordine Amazon in questi giorni. Quindi, secondo me, o sono cose che dovevano arrivare, più là e sono arrivate prima, o non saprei. Adesso le andiamo a vedere subitissimo. Sto pubblicando ogni giorno dei video perché appunto mi arrivano dei pacchi tutti i giorni. Pensate se io faccio, che ne so, una volta a settimana, devo aprire praticamente una valanga di pacchi. Quindi no, perché poi diventa un video molto pesante. Apriamo subitissimo questo pacchetto e andiamo a vedere, perché vi ripeto, sono curiosa. Ah, ok, queste cuffie praticamente le avevo anche dimenticate che dovevano arrivare. Tipo adesso non mi ricordo nemmeno chi me le ha mandate, quindi ok. Vediamo come sono queste cuffie. Vi giuro, non mi ricordo adesso chi cavolo me le aveva mandate. Minimo sono tre settimane. Allora abbiamo questa busta in ecopelle e qui dentro abbiamo le cuffie. Sono belle però. Ups. Ah, è con la batteria, tipo telefono. Proprio la batteria del telefono. Bene. Tipo io già le ho rotte. No, va bene, rotte no. Ma che figata. No, ma sono stupende queste qua, le devo subito provare. Sono belle, proprio sono fatte bene. Cioè, guardate, sono fatte veramente bene. Troviamo anche il cavetto USB per ricaricarle, quindi wow. Benissimo, io cuffie così ne ho già un paio, verde tipo Kawasaki Ninja, e io le amo, si sentono benissimo, sono anche con i bassi e tutto. Queste qua, vi ripeto, sono con il Bluetooth, quindi le potete mettere sia per l'iPhone, iPad, Android smartphone, Android tablet, PC, con il Bluetooth, il microfono, USB, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso questa non è una review. Quindi il primo prodotto di oggi ci super piace. Apriamo questo. Quindi visto, è un prodotto che io non aspettavo più, sinceramente l'avevo anche dimenticato. Questo conosco la marca, ma non so che cacchiarola può essere. Allora, questa azienda la conosco. Ah, ok. Questo non lo aspettavo nemmeno oggi, lo aspettavo domani o al massimo lunedì. Ed è una cassa, praticamente tu la colleghi al telefono, al tablet, al PC, a quello che vuoi, e si sente super forte come se tu hai le casse dietro. Però te la puoi portare, che ne so, per esempio se te in un parco volete ascoltare musica, metti questa cassa ed è perfetta. Fa anche da, come si dice, viva voce. È anche waterproof, quindi anche se cade l'acqua non si rovina. Anche questa è bella. E sinceramente ci sono alcune che costano tantissimo e poi fanno cagare, cioè non si sentono bene. Ci sono alcune che costano tipo 20, 25, 30 euro e sono migliori di quelle. Però ovviamente parliamo sempre di aziende cinesi, quindi non parliamo tipo di Bose o cose così. Quindi apriamo quest'altro pacchettino, che poco fa ci si è seduto il mio gatto ed è tutto pieno di peli, e vediamo che cos'è. Allora, ah, ok, dice sta arrivando l'inverno, quindi ti mandiamo un ombrello. Anche questo so chi me l'ha mandato, non capisco però perché un ombrello così costa 40 euro e come minimo tipo si deve trasportare da solo con 40 euro, sinceramente. Allora, è un ombrello molto particolare, vediamo perché è particolare. È automatico e per richiuderlo è durissimo. Ok. Cioè, boh, un ombrello non mi sembra normalissimo. Schiacci il bottone e si apre, e per chiuderlo, se non fate attenzione, ve lo tirate in faccia come ho fatto io.
Però vi ripeto, questo è super comodo perché io che vado col passeggino, tipo il tempo che prendo il coso, apro l'ombrello, invece questo subito prendo, pap, apro e via. Andiamo avanti con il prossimo pacchettino. Diciamo che anche questi qua ci sono piaciuti. E andiamo con questo che è leggermente più pesante. Io, a parte che sono curiosa di vedere questo, proprio sto crepando dalla voglia di vederlo. Non potete capire quanto. Anche se c'è il logo dell'azienda, però non so che cacchio di azienda è. Può essere anche una scatola presa magari così a tavolo, quindi non lo so. Ma sono, vi giuro, curiosa perché è grandissima. Allora, e quale cavolo abbiamo? Non lo so. Questo qua è quel signore che mi scrive, mi dice: vuoi provare questo, vuoi provare quello? E ha il mio indirizzo e mi manda praticamente tutte queste cose tutte in una volta. Già questo è il terzo pacchetto, minimo ricevuto, 50 cose sono sue. Allora, abbiamo qui questi aggeggini che servono praticamente per chiudere i pacchetti aperti, il pacchetto di pasta, di patatine, in modo che così non si rovinano. Quindi altre cose da cucina. Io, ragazzi, vi giuro, se potevo collaboravo solo con cose da cucina, perché io le amo, tutti gli attrezzi più strani. Poi mi piace fare anche i tutorial, quindi aspettatevi un bel tutorial dalla della marca della Orblu, che mi sono arrivati dei prodotti bellissimi. Dopo abbiamo questo che sarebbe, vediamo, ok, un portatelefono per auto, già me l'ha mandato, infatti che avevo riconosciuto la scatola, però è diverso dal solito. Vabbè, comunque attrezzini che servono per tenere i telefoni nella macchina. Dopodiché abbiamo questo attrezzino che serve per tenere il tablet, quindi è anche questo un supporto per tablet. Questo martello per rompere il vetro, magari questo qua è comodo per tenerlo in macchina, per esempio facendo corna succede un incidente, magari non per forza a voi ma magari a qualcun altro, e il passeggero o il conducente è intrappolato in auto, voi potete prendere questo, rompere il vetro e aiutarlo ad uscire dal vetro. Sicuramente lo darò a mio marito che lo metterà in auto, però non so se si possono portare attrezzi così in auto. Cioè ti ferma la polizia, dice: tu con questo coso cosa fai? Dopo abbiamo questo aggeggino che serve per il tè, quindi aspettate che lo apro perché sono curiosa, non l'ho mai visto. Ok, sì, è tipo uno scolapasta. Allora, qua dentro voi mettete il vostro tè, magari quello non in bustina, ma proprio il tè, le erbe sfuse. E lo mettete qua dentro, chiudete, lo mettete in tazza, poi basta alzare, scolare e via. Anche questo mi piace tanto. Ovviamente io bevo il tè in bustine semplice, quindi l'azienda, vabbè, mi ha mandato lei, non ho scelto niente io, quindi accontentiamoci di quello che ha mandato l'azienda. Dopo abbiamo questo qua che sarebbe, non lo so, un attimo. Allora, questo è, ok, un altro aggeggino per tenere il telefono in macchina. Quindi mi sa che io vi regalerò anche questi aggeggini, così potete vloggare in auto. Sto scherzando. Questa che non so che cos'è. Boh, la devo aprire perché non capisco che cos'è. C'è scritto ma non lo so. Oh no, vabbè, sono delle fasce. La cercavo poco fa perché ne ho tipo simili ma non l'ho trovata. Niente, queste sono delle fasce per capelli. Cioè tu metti, vediamo se riesco, la tua fascia. E aspettate. Boh, le metti tipo così. Tipo yo, bro. Anche questo mi piace, soprattutto con i capelli lunghi, magari mentre cucino, mentre pulisco, queste fasce sono comode, vai un colpottino indietro e ciao. Ultimo prodotto di questa scatolona, andiamo a vedere che cos'è, ed è una fascia Professional Sport Support, che cacchio ne so che cos'è. Ah, questa praticamente è una fascia per la pancia.
Quindi andiamo a vedere un attimino come si usa. Vabbè, va messa normale, cioè comunque una fascia, appunto un supporto per la pancia. E tu magari vai a fare sport, vai anche a correre, cioè almeno per quello che c'è scritto qua. Però voglio cercare di capire come si mette. Cioè praticamente è così. Oh, ma mi fa stare con la schiena bella dritta. No, adesso capisco come va messa e me la metto perché sto anche meglio con la schiena. Allora, dovete capire che io dopo il parto ho avuto problemi con la schiena e praticamente sto sempre così. E infatti che mi fanno male sempre le costole oppure i muscoli perché io sto appunto così. Quindi devo stare in questa maniera e, per star meglio. Però ovviamente non avendo nessun supporto dopo 2 secondi sono così. Questa qua la metto da parte perché appena finisco il video voglio studiarmela meglio e me la voglio mettere. Andiamo avanti finalmente con l'ultimo pacchettino perché io lo amo già, non lo so perché ma lo amo già. Allora, magari poi tipo non c'è niente di che dentro, ma lo voglio vedere, non riesco a capire che cos'è, non lo so. Allora, intanto abbiamo un buono delle ruote, delle... che cacchio me ne frega. Apriamo lo scopacco, apriamolo perché non ce la faccio più. Tipo è arrivato stamattina presto, il tempo che ho pulito casa e da fare video. What? Ok, questo non so chi me l'ha mandato, ma sicuro che è mio. Ma che coglioni, non è mio. Ci sono rimasta male. Non è mio, non è mio, non è cosa mia. Non è mio, porca miseria. Comunque sono dei quadri, perché infatti ho detto, ma io non ho mai avuto dei quadri, quindi. Ok, devo andare là sopra a portarglielo alla signora e dirgli, mi scusi, ma quel testa di banana di DHL non mi ha praticamente detto che il pacchetto era suo. È già la seconda volta che lo fa. Quindi io devo fare attenzione ad aprire i pacchetti prima che arrivano. A me adesso dispiace perché già è la seconda volta che lo fanno. Quindi ci sono rimasto di merda. Questo video è finito con l'epic fail. Epic fail più totale. Comunque ragazzuoli belli belli belli, pollicino in su se questo video vi è piaciuto. Io ci sono rimasta malissimo e adesso vado a piangere in un angolino.